Benvenuto a questo nuovo tutorial esclusivo per te in questo calendario dell'avvento. Vediamo insieme di che cosa si tratta. Ve la ricordate la slitta? Qualche casellina fa abbiamo fatto il tutorial della slitta. Chi se l'è perso, lascio nelle descrizioni, nelle note, la link per andare a vederlo. Allora, cosa può essere oltre una slitta? Abbiamo deciso che può diventare un centro tavola, ve lo metto già così. E voilà, oggi realizziamo questo bellissimo centro tavola. Ve lo faccio vedere un po' più da vicino, così è fatto interamente da noi con la fustella del mio Natale. Vi avevo promesso che avremmo fatto anche dei contenuti con la fustella del mio Natale ed eccolo qua. Tra l'altro con l'aggiunta della porporina è venuta una chicca. Quindi messo in mezzo così, guardate che bel centro tavola. Quindi la slitta va bene sia per le picottine che come centro tavola. Ma realizziamo insieme questo centro tavola. I materiali che ci servono sono, abbiamo utilizzato la fustella del mio Natale. Allora, feltro, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 foglie di feltro di quelle grandi. 6 foglie invece in panno lencipanna. Della misura grande, della misura media invece sono 5 foglioline, 3 di quella piccolina. In più ho preparato 10 foglioline di queste qua fatte con il pannolenci fango. Vi dico subito che per questa parte qua, che servono per fare un fiore, che sarà esattamente questo, ne dovete preparare per farne 3 fiori, quindi solo questi vanno ripartuti per 3. Intanto vediamo come realizzarla. La base della nostra portacandele è una candela, una semipallina. Io adesso l'appoggio qua e ci prendo un po' la misura. Quindi con il mio cutter vado a segnare, potete segnare anche con una penna, così ci segno un pochino tutto il contorno. Poi in qualche modo cerco di fare un'incisione così, non esagero perché sennò dopo poi non sta incastrata la mia candela. Quindi facendo questa cosina qua potete anche aiutarvi con l'agone passaspago, fare tanti puntini, tanti buchini, così aiuta ad andare un pochino in profondità. E dopo con le pinzettine, quelle che usiamo per piegare il ferro, riusciamo ad andare ad asportare quello che è l'eccesso del nostro polistirolo. Quindi comincio a togliere così, poi pian pianino lo scavo un po'. Mi raccomando, senza esagerare, perché poi se esagero la candela cade, quindi dopo non abbiamo raggiunto lo scopo. Quindi pian pianino, ok, e voilà, la nostra candela sta ferma già. Cosa dobbiamo fare adesso? Come prima cosa prendo le mie 10 foglioline, queste qua, poi con la parte di dietro dell'ago, questo qui da passaspago, vado a inserirle all'interno della base, in questo modo. Quindi io ho detto 10, poi magari ce ne va qualcuna di più, qualcuna di meno, lì andate a vedere che non si veda troppo il polistirolo. Qui ci poggeremo degli altri fiori, quindi non mi interessa. L'importante è che noi appoggiamo così, poi spingo dentro e voilà, si incastra il tutto. Potete farci anche delle palline di Natale con questo sistema. Voi preparate tante foglioline, tante cosettine e con l'ago e le infilate dentro. Il pannolenci è morbido, passa, entra dentro e voilà, pian pianino noi riempiamo questa base. È un po' la base del fiori che andremo poi ad applicare di sopra. Ok, così mi sa che ce ne devo mettere qualche duna in più, perché poi quando si mettono, magari uno mette un pochino più fitto, un po' meno fitto, così, e voilà. Potete usare anche le parti che non vi sono venute troppo bene, quindi in qualche modo se non riuscite, adesso ne ho qualche duna in più qua che magari non sono venute bene, mettendole dentro così non si vedono e si riesce a fare perfetto. Voilà, abbiamo fatto tutto il nostro giro. Più o meno verrà questa cosina qua. Allora, adesso vediamo come realizzare, adesso prepariamo anche la base, questa qui. Quindi io adesso voglio fare una base, per questo uso il feltro perché ha un minimo di spessore. Quindi lo vado a combinare in questo modo, a coppie, metto insieme i pezzi e dopodiché li metterò insieme fra di loro. Incominciamo a fare le coppie. Per unirli semplicemente metto un po' di colla qua,
e lo chiudo così. Uno, poi faccio la stessa cosa di qua, metto il secondo, faccio prima le coppie, poi vado ad unire tutto quanto. Anche qua, se ci ho smangiato un pezzettino, chi se ne frega, anzi recuperate tutto quello che potete, nulla si spreca, tanto rimane sotto e non si vede. Poi cosa dobbiamo fare? Abbiamo detto uniamo questi pezzi fra di loro, così. Quindi cerchiamo il punto esatto, che sono questi due punti qua. Sono riuscita ad attaccarlo al tavolo, non lo diciamo a nessuno. Ok, uno. E mettiamo un po' di colla qua e un po' di colla qua e andiamo a inserirlo qui e qui. Quindi abbiamo fatto la base sulla quale appoggiare poi questo. Non lo faccio direttamente sulla slitta, perché se volete poi spostarlo e utilizzarlo diversamente potete anche farlo, se no potete usare proprio singolarmente questo per fare una composizione in mezzo al tavolo. Allora, adesso andiamo a fare il fiore. Spostiamo il tutto, ce lo appoggiamo qua e prendiamo i nostri pezzettini. Dovremo fare una filza infilzando tutti quanti, partendo dai più piccoli, i medi e quelli più grandi. Io comincio e poi dopo andiamo ad arricciarla. È questo. Allora io adesso vado a tirare un po' la cordicina, ma non stretta stretta, appena un pochino tirata, così fermo il filo e lo taglio così. Boh, così l'ho fermato con le forbici, taglio il filo. Poi cosa facciamo? Partiamo a arrotolare questa parte finale. Non state troppo a guardare, ci sono tutte le punte giù, tutte le punte su. In genere sono tutte giù, ma non è un problema se c'è qualcheduna un po' spettinata. Comincio a rotolare così, 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 fino in fondo e chiudo solo la parte finale in questo modo. Mi verrà fuori questo bellissimo fiore. È molto facile, molto semplice, ovviamente con la fustella diventa un giochino da ragazzi e voilà! E abbiamo fatto il nostro fiore. Allora, io ne ho preparati anche altri due, quindi abbiamo un totale di tre fiori che andremo ad applicare qui così. Quindi io adesso ci metto un pochino di colla qua così e lo vado ad applicare sempre sulla pallina, non sulla candela, anche perché sulla candela farebbero fatica ad attaccarsi. Apro un pochino questo così e vado a infilare, ad incollare anche l'altro e cerco di mettere contemporaneamente anche questo così e vado a tengo un attimo in posizione così si attaccano. Direi che con un pezzettino di nastro garza facciamo un fiocchetto, quindi orecchio orecchio, nodo alle orecchie, il famoso mantra dei nostri fiocchi. Prepariamo un bel fiocchettino con nastro garza biscotto così, poi goccino di colla sul nodo e andiamo a inserirlo tra i fiori con la punta delle forbici. Lo faccio attaccare così. Uno, ne ho preparati altri tre, quindi un totale di quattro. Mettiamo anche dalla parte opposta circa qui. L'ho trovato un punto esatto, poi un altro lo mettiamo qui. Piace prendere anche punti strani in modo che saltino fuori questi fiocchetti così, e quest'altro lo mettiamo qui e voilà. Così in pratica abbiamo fatto questa cosina qua. Tocco magico, prendiamo la lacca e ci mettiamo un po' di lacca che fa da fissatore, poi prendiamo un po' di porporina
e andiamo a sporcare così il nostro centrotavola. Mettiamo un altro po' di lacca che fissa. È sempre d'accordo Jet, voi sapete che noi abbiamo la nostra mascotte, sapete perché abbaia? Perché sente la lacca, non vuole sentirla. Allora prendiamo la nostra slitta, ce lo mettiamo dentro, così adesso questo nel caso uno non glielo fa mettere, e voilà il nostro centrotavola. Mettiamo così, ve lo faccio vedere tutto completo. Guardate con la porporina dorata che effetto che fa.